No, quanti anni ti sei fatto dentro? 26. 26 anni? Sì. Ma tutti di seguito? No, no, un po' attaccati, un po' qua, un po' là. Io so piano dei presidenti menali, ma non perché sono cresciuto anche io. Sapeva che facevo tipo i crimini, questa cosa qua. Mi buttava fuori di casa e mi diceva a dormire sul lato. Invece eccomi qua, ancora vivo. Non manco il diavolo mi vuole. La musica tua mi ha aiutato, stavo male, ho scoperto che non ero l'unico che stava male, le canzoni tue mi hanno salvato da non suicidarmi. Ma fa la strada? Te la faccio fare io la strada, da adesso subito, tira fuori le palle, alza la testa, fa sull'autobus e dormi. Cari amici di Scuola di Botte, oggi siamo nella piazza di Testaccio, perché Testaccio è un quartiere popolare di Roma che ormai è diventato anche un quartiere ricco sotto certi aspetti. Questa è la piazza riqualificata di Testaccio, dove c'era prima il mercato e adesso c'è una fontana. E qui ci sono tanti abitanti di Testaccio, originari di Testaccio, gente che c'è cresciuta, e vi racconteremo un po' di storie della piazza, del quartiere e di tutto quello che vi verrà in mente. Perciò se vi interessa Testaccio, rimanete, altrimenti c'è sta bella fontana e ve la schiaffate tra le chiappe. Side, no? Lo conoscete, rapper? Giusto, rapper? Rapper o trapper? Io sono imprenditore. Ah, così sbocca? Imprenditore. Ho iniziato così perché è quello che era la mia prima cosa facile. Quindi né rapper né trapper, imprenditore. Io sono imprenditore, mi vedrete fare tante cose in futuro. E beh, dimmi una cosa, però parlando di musica, ti senti più rapper o trapper? Per me non esiste, questa cosa trapper è nata da pochi anni, perché in America se tu dici ah tu fai trap, sei un rapper che fa trap, cioè non c'è una differenza, trap è un genere di rap, esiste il rap conscious, ovvero in cui parli dei problemi, esiste il rap d'amore, il rap trap è semplicemente il rap che parla di impicci, di affari di strada, capito? Sta chiaro. Manco gangsta, il gangsta rap è un'altra cosa, trap parla proprio di tutti quelli che per arrivare a campo a fine mese devono fare cose brutte, capito? Come quella è la trap. Leonardo. Detto? Il messicano. Perché il messicano? Guarda sta faccia. Ah, beh, ma non sei messicano? No, no. Sono napoletano. Ah, napoletano. Etnia rom. Napoletano però etnia rom. Sì. Ricenna napoletano, zingaro napoletano. Zingaro napoletano. Cioè, ah. Senti, e tu sei di zona? Stai sempre qua? Sì, se, sono cresciuto all'ex mattatoio dove sta, come si dice, Monti di Cocci. Da piccolino ho frequentato qua la scuola 4 novembre, poi sono stato sempre una persona libera, ho scelto quello che volevo e ho cominciato a lavorare con i cavalli, ambiente cavalli, commercianti, così, così, così. Per un po' sono andato bene avanti. Poi le conoscenze la giravo a brutto ambiente. Poi ho cominciato con i cavalli da corsa. Ed eccomi qua. Poi ho fatto casini, contracasini, lo sai, la cosa giovanile, qua, là. Mi sono girati senza offesa un sacco di soldi. Mia madre ancora sta piangendo. Ma non ho più soldi, dice questo figlio. Da quegli archi lì si entra praticamente nell'area di Testaccio e le prime cose che incontriamo in una zona un pochettino più tranquilla è il cimitero del Commonwealth, questo qui, che commemora praticamente tutti i soldati che sono caduti liberando Roma durante la Seconda Guerra Mondiale. All'interno ci sono le varie lapidi, poi c'è una piccola casetta in bronzo, riporta la lista di tutti quanti i caduti che sono seppelliti e sulle lapidi praticamente viene riportato grado e nazionalità, perché non ci sono solo gli americani, non ci sono solo gli inglesi, c'è la Nuova Zelanda, ci sono tutti quegli stati del Commonwealth che sono venuti a Roma a dare praticamente supporto alla liberazione della città. Dall'altra parte invece c'è il cimitero acattolico. Il cimitero acattolico è molto particolare, all'interno ci sono tutte le tombe dei non cattolici che sono state seppelliti qui durante gli anni. È molto particolare proprio perché ogni tomba ha un suo stile personale, dalla semplice lapide a statue particolarissime. Da quest'altra parte qui invece, sempre entrando a Testaccio, c'è la parte
storica di Testaccio, il Monte dei Cocci, che è quello lì sopra. Il Monte dei Cocci veniva così chiamato perché era la discarica delle anfore. Quando venivano a portare qui al porto tutta la merce, eccetera, poi venivano svuotate queste anfore, non se le riportavano indietro, le accatastavano sul famoso Monte dei Cocci. Quando sei cresciuto vedendo il tuo primo pezzo di crack a 11 anni, quella è la trap. Quindi diciamo, uno che fa trap deve avere un background di vita, sì, cioè quantomeno se sì, l'abbia portato sì, a sbagliare, o comunque che abbia vissuto no, quelle cose, oppure lo posso fare. Lo può fare anche lui, che non l'ha mai visto, ho fatto. Ma allora, il cicalone che non ha mai fatto nulla. Calcola che mio fratello c'ha più background di strada della metà dei rapper in Italia che si sono mai visti. E comunque, cioè, no, il punto è semplicemente che non è un genere musicale. Ora è stato confuso con questo, tipo che un tipo di sonorità è trap, un tipo di beat. Trap è quando tu sei un trapper e fai il rapper, è la transizione tra criminale e diventa rapper, quello è un trapper. No, ti può piacere lo stile, ti può piacere l'immaginario e tutto quanto. Mi vergogno di dire questa cosa in camera. Io so pieno di precedenti penali, ma non perché sono cresciuto in ghetto. Però quelli ti devo chiedere io. Io ho avuto una famiglia che a me mi ha sempre dato tutto. Non siamo mai stati ricchi, te l'ho detto adesso, la prima casa che mio padre ha mai comprato. E diciamolo che loro non ci stavano assieme. Perché tu sei a Testaccio, perché sei nato a Testaccio. Io sono nato e cresciuto a Testaccio fino a 13 anni, finché qua le case non iniziavano a costare troppo. È nata mia sorella piccola, ci siamo trasferiti a Ostiense, Piazza delle Partite, davanti alla stazione. E che mi avevi chiesto prima? Pure io, tu fai rapper, io faccio il pugile, pure io sto un po'... Niente, eravate gli esseri del discorso dei precedenti. Quasi avere un curriculum criminale nel rapper da prestigio. La street credibile. Se io preferirei non avercelo. E quindi poi mi stai di che ti vergogni, ma c'è dei precedenti tu, questo sì, stai dicendo. Sì, 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 c'ho delle cose, però io l'importante è quello che faccio con la mia musica. A me lo sai quanti ragazzi mi scrivono, oh, la musica tua mi ha aiutato, stavo male, ho scoperto che non ero l'unico che stava male, le canzoni tue mi hanno salvato da non suicidarmi. Lo sai quanti pischelli mi hanno scritto questa cosa? Io poi a volte non ci penso, perché io sputo proprio quello che penso, e quello che penso è quello che ho visto. Io sono un prodotto di dove sono cresciuto, quindi io sputo quello che... Cioè, se all'inizio ci criticavano perché dicevamo le troie, le cose, a noi da bambini ci hanno insegnato così. Cioè, il secoatto, se non fai sordi, il secoatto se ami una donna, cioè... Quindi parlava di insegnamenti sbagliati, queste cose. Insegnamenti sbagliati. Tu, vabbè, tu sei nato qua, ci fai vedere dove sei nato. Certo, andiamo. No, vabbè, comunque questa piazza prima di adesso l'hanno rifatta da un paio d'anni. Che lui magari dei video non mi sembrava così grosso. Non mi va sta, bene. Mi sta a levare la piazza, io so quello non grosso. Va bene, non so va quello bene. Grosso dei video. Comunque questa piazza era la prima piazza del mercato di Testaccio, quando ancora Testaccio era Testaccio. Invece eccomi qua, ancora vivo. Non manco il diavolo mi vuole. Questi ultimo anno sono stato un po' allo sbariglio, ho cominciato a bere, a fare, non mi curavo. Quanti adesso anni hai? Ce ne ho 44. Che poi tu sei uscito due o tre anni fa, no? Sì, da Reggio Emilia. E adesso sono guarito. No, quanti anni ti sei fatto dentro? 26. 26 anni? Sì. Ma tutti di seguito? No, no, un po' attaccati, un po' qua, un po' là. Sono girato qua. Sono tanti 26 anni? Sì. Sono entrato a 14 anni la prima volta al caso qua, a Casella del Marmo. Come ho fatto 18 anni mi hanno portato a Regina Celli, già conoscevo tutti questi da Magliana, questi da qua, quelli del Trullo, mi conoscono, chi mi portava questo, chi mi portava quello, sto attento a ragazzino qua, sì, vabbè, lo sai, poi come ti posso dire, frequentando questo ambiente diventi un po' covattello. Quella è esperienza, senti parlare quello, senti parlare questo, senti parlare... E ti fai un bagaglio personale e deciderai chi essere quel giorno sia. Sono due strade nella via, ci sono due binari, quello sbagliato e quello giusto. Io ho preso quello sbagliato. Negli anni invece, sotto qui al Monte dei Cocci, è nata via di Monte Testaccio, che dapprima erano delle baracche,
erano delle aree praticamente dove la gente metteva il bestiame, accatastava roba, e vista la zona tranquilla sono diventati praticamente dei locali, locali da ballo, locali di divertimento, alcuni tra i più storici di Roma, come Radio Londra, l'Alibi e tanti altri che trovate qui in giro. Visto il periodo, alcuni di questi locali sembrano caduti in disgrazia. Vedete qua addirittura tutto buttato, tutto rotto. Questa è comunque un'area che è a cavallo tra la movida e il degrado, perché in alcuni casi c'è pure ancora tanto degrado. Tuttora si alternano tra locali, case, magazzini e aree fatiscenti. Vedete, per esempio questa qui è una vita che sta chiusa, qui c'è un magazzino, qui vedete c'è un simpatico cane che ci saluta, ciao bello. Tra l'altro questa parte di strada qui è la parte che collegava Radio Londra e gli altri locali con la parte questa un pochettino più grande, e spesso questa era un'area un po' pericolosa. Quando si veniva qui la sera e si faceva sto pezzo qua, che era un po' più abbandonato, si vede anche un po' dalle scritte, tutto un po' degradato eccetera, si rischiava sempre o di essere rapinati o di prendere una fregatura, perché, che ne so, andiamo a comprare qualcosa, capito, qua dietro, e qui era la volta e te fregavano, perché eri mezzo ubriaco, perché eri mezzo zossone, vedi, le hanno abbandonato un vino appena bevuto, un bel vino bianco da 50 centesimi, qualche macchina, vedi, abbandonata. Spesso sono rubate, gomme bucate, spaccata. Qui vedete, spesso ci sono scarichi così. Qualcuno ha ristrutturato anche altri locali. Che fai tu qua da solo, eh? Al sole? Noi venivamo qua la mattina e c'erano le pantecani, perché uscivano dal mercato le pantecani, e noi, io sai che facevo da bambino per divertirmi, gli andavamo a mettere il raudo in bocca e i sorci del Tevere morti, grossi così. Sì, ma no, ma era un altro quartiere, cioè lo sai come funziona la gentrificazione. Fratelli, che c'era solo gente di un altro tipo, erano tutti pregiudicati. E noi da ragazzini invece tiravamo l'ova dentro casa delle finestre, una volta per sbaglio abbiamo preso pure casa di un'amica nostra, e poi tipo la madre ha chiamato mia madre, no, noi negavamo, ma alla fine, cioè, eravamo stati noi, facevamo queste cose. E sono andato a pulire poi? Sì. Bugiardo. Sì, no, sei solito davvero, calcio in culo mi ci ha preso. E poi loro sono due generazioni diverse, lui è come se fosse il fratello più grande. Io non l'ho mai conosciuto lui quando eravamo bambini. Certo. L'ho conosciuto, io avevo un'altra generazione. Quando sono tornato a vivere a Testaccio, qua in questa via, quell'angolo è il palazzo del mio migliore amico in cui sono cresciuto. In pratica, tante volte che magari mia madre non poteva tenermi, stavo da lui. Era veramente la mia famiglia. Quando la madre non poteva, lui stava da me. Passavamo 3 giorni a settimana uno a casa dell'altro. Ah, wow. Poi purtroppo mamma Tutu ci ha lasciati. E l'altra è la seconda piazza di Testaccio. Qua viene il tutto. Esatto, no, questa, questa è la vera piazza di Testaccio, secondo me, quella con i cittadini. No, qui avviene proprio il tutto, è avvenuto. Questa è la prima. Risse. Ah, io ti racconto una cosa sola, la mia ragazza, la madre di mia figlia dei Castelli, è venuta a vivere con me a Testaccio. Dopo 2 settimane è successa una cosa che noi l'avremmo vista 150 volte. Un tipo si è rapinato il supermercato. È uscito, l'hanno beccato, ha lanciato il ferro per strada, i soldi per strada, no? C'era tutta la scientifica. Tutti quelli del quartiere a chiedergli, ma com'è successo? La donna mia, tipo, non ho mai visto una cosa così, capito? Vi do un cenno storico. Questa, questa è la piazza dove è nata la banda della Magliana. Lì c'è stato il famoso furto della macchina di Giuseppucci, esatto, con le armi dentro da parte di Tigani, il quale poi l'ha portata al Trullo. E poi sono andati tutti al Trullo con i testaccini, hanno trovato un accordo e da lì è nata la famosa banda della Magliana. È stato così. Chiedo. Questi lotti sono case popolari, soltanto che alcune persone le hanno sono riuscite a acquistare e a riscattare. E non bastava, perché la casa in cui stavamo noi erano 30 metri quadri, quindi con un figlio solo va bene. Una casa che costa di più per una persona che ha problemi è un problema, capito? Voglio dire. È no, chiaro. E poi lavorativamente tuo padre, insomma, si è fermato come me. Certo. Mio padre si è fatto il culo come me. Però tu già eri grande, mi hai detto, quando poi. Occhio. Quando sì, quando gli è iniziato a andare bene, sì, ero grande già. È un ragazzo, non è perché mi sta accanto,
fatto. Un po' di tempo fa stavo un po' traballante. So anche il perché, non lo posso dire. Poi non lo so, che so, lui ha un'ottima madre, una madre veramente wow. Non frequenta, potrebbe, conosce tanti. Lui dopo prende, a una certa se ne va a casa. Come ti posso dire, aver avuto 20 anni anche io, lui già, come ti posso dire, come carattere, già formato. Sa cosa fare, sa cosa è. Questo sì, e qua non ce ne sono tanti così, Non l'ho visto mai fumare. Sì, fuma, è insieme alla ragazza, insieme alla madre, ma non lo vedi mai fermo alla panchina a stufasse. Capito? La noia ti porta a certe cose. Dice, sai, ma che faccio? Ma che mi sta annoiando? C'ha una bellissima ragazza che lo segue, che lo fa. E va bene così. Negli anni c'erano proprio i rifugiati durante la guerra. La maggior parte ormai purtroppo è chiusa. C'è qualche bottega qua e là, però vedete, addirittura queste sono vecchie cantine dove magari ci mettono qualche attrezzo. Questa porta credo non l'apriranno da secoli ormai. Qualche muretto che resiste. Qua sopra, se uno sale, va al Monte dei Cocci. Vedete, lì la rete praticamente è stata addirittura divelta. E mano a mano che andiamo avanti, un'area così con una porticina e un locale nuovo, bello, ristrutturato, con le luci a LED, le indicazioni, un cancello tutto nuovo che arriva su, porta sulle terrazze, telecamere, ombrelloni. Qui praticamente quest'area, che una volta ci si facevano le feste, è stata adibita a parcheggio. Questo è il vecchio mattatoio e qua ci sono ancora tutti i locali. Perché l'Alibi è uno dei locali storici? Perché è uno di quei locali che ha sdoganato l'omosessualità. È un locale che accettava tranquillamente clienti omosessuali che potevano venire vestiti come volevano, che ai tempi era non proibito, perché nessuno te lo proibiva, ma c'era un po' di stigmatizzazione. Dove vai? Non te faccio entrare. Invece qui più eri vestito particolare e più entravi tranquillamente. Qua è come siamo cresciuti. È uguale. Noi giocavamo, loro non lo so, ma noi giocavamo qua. Io sono l'ultima generazione. Quello era il centrocampo. Quello era il centrocampo. Beh, io vengo dall'Eur, quindi cioè c'è stato da mese. Allora, originariamente il cerchio era con lo scudetto della Roma. Ah. Era il cerchio con lo scudetto della Roma. E noi non abbiamo mai avuto un campo da calcio in zona. C'era l'oratorio, però vabbè, l'oratorio, c'era la scuola calcio. E tutti i ragazzi si beccavamo. Giocavano qui. Qua tutti i giorni. Poi qua era diviso. Ah, aspetta, qua c'era una strada. C'era, era tutto diviso. Qua c'era una strada e i giardini erano due. Da là c'era la banda della Maiana, che quando ci volava il pallone ci guardava e là ci facevano. E là, oh ragazzi, tu ma noi oggi il pallone, sì, perché si vede che c'è qualcosa tra di loro. Ma che scherzi, dai, macchinetta, no, lì c'era la ciambella così da Linari. Ma Elena Azzozzona. Ma Elena Azzozzona, mi nonno, t'ho detto che ci devi andare là. Ah no, ma quella mi regali i gettoni. E tu ci devi andare. Esatto. E niente, qua è proprio il primo posto dove ci frequentavamo tra amici, prima di scoprire tutte altre cose, prima di scoprire interessi famiglia, vabbè, più sbagliati. Pure le famiglie si riunivano qua. E cose del genere. Tipo quel muretto via storico, quando si è scritto 1312. Via di qua. Si mettevano tutti là, poi dopo che ci sono stati un po' di disguidi, non so. Tra chi? Tra le persone? No, tra famiglie proprio, c'è state 3-4 famiglie, una pure mia. Ha scelto da fare questa vita? È per lui, non è per me, non è per te, non è per gli altri. Allora mo ti spiego una cosa, non è l'etnia, è anche quella. Noi, a confronto di, come ti posso dire, questo ragazzo, quell'altro dei ragazzi, le famiglie, le famiglie hanno una casa, ti mandano a scuola, ma invece noi con le roulotte stai di fuori la mattina, ti arsi con l'acqua tutto scarso, ti bagni, te fai. È un'altra cosa, è un'altra cultura. Io questo l'ho levato tanto tempo fa, ho aperto la porta e sono andato via. Mi sono fatto tutta una cultura mia. Ho visto ragazzi che adesso hanno come il matrimonio combinato. Sono andato via dopo, uscito dal penitenziario,
da Regina Celli e io già ci avevo preparato il matrimonio del cuore, che è una che non conosco, nemmeno conosceva il nome mio, cioè, Antonio. Gli ho detto: chi è questo Antonio? Scusate, tu? Io mi chiamo Leonardo, signorina, scusate. Piccolino, 13 anni. Ho detto: mamma, restano per pipiria. Mamma mia. A rientro. No, è meglio che busso. Oh, fammi entrare. L'ho accompagnata, come ti posso dire, per non farla sentire a disagio, l'ho portata con me. E gli ho fatto girare un pochetto Roma. Gli ho detto: questo è quello, questo è quest'altro. È gelato. Ho detto: no, no. Si vedeva che è una ragazzina, 13 anni. Mo famo 4 figli. Gli ho detto: Dio. No, gli ho detto no. Gli ho detto: non è che non ti voglio, ma sei piccolina. C'ho le sorelle che sono più grandi di te. Dai, ti voglio bene come amica, come no? Sei un'amichetta mia, lasciamo stare il matrimonio. Ma no, tua madre. Ho detto a mia madre: sì, ok, però lascia stare, dammi retta. Dopo, dice: io voglio ritornare a casa. Tuttora sta là, a Caserta. Prendiamo il treno e l'accompagno a Caserta. Lei portava una maglietta, visto quelle per sotto che portiamo noi, bianche, sì, lunga così. Sì. Ma che è sta roba? Sto scempio. L'ho portato a un negozio, vabbè, ho fatto comprare da Mas. La porto là, vesta, la faccio. Come mia sorella, dai. C'è, non manco c'è. Questo è l'ex mattatoio, che è grandissimo. Ormai all'interno c'è di tutto. Ci sono i vetturini, ci sono i curdi, ci sono i vigili, ci sono praticamente locali da ballo. C'è veramente un universo, addirittura ci stanno dei bar. Se entrate all'interno vedrete di tutto, compreso un museo e compresa una facoltà universitaria. Ma la cosa più caratteristica di tutti è sto bar. Questo era lo storico bar del mattatoio. Stava davanti. Quando tu venivi la mattina a lavorare qua alle 3, alle 4, a scaricare la carne, a ripartire con la carne, a macellare gli animali, eccetera, sto bar c'era sempre. E sto bar non ha mai chiuso. È rimasta, la pensate, la rivendita 323 dei tabacchi e c'è ancora tutto l'arredamento, tutte le luci, tutto quello che erano il banco, eccetera, compreso il pavimento consumato, dei vecchi tempi, perciò è rimasto veramente invariato negli anni. Benvenuta nel posto che mi ha creato Carcola, se io sono quello che sono, per questa via, allora. Via Vespucci, inizia da là, ok? Questo è anche un gran buon ristorante, antico forno Mario. Ci via, entriamo un attimo, vi faccio vedere dentro come va, sono. Vai. Questo palazzo, quando ero ragazzino, al palazzo a fianco al mio ci abitava uno che mi stava sul cazzo, si picchiavamo sempre, mi rubava i palloni, le biciclette. Che fine ha fatto? Ma pure da Pirino? Non lo so, io sto bene, lui che cazzo ne so che fa. Vedi, questi sei vecchi, cortili di una volta. Il Davidino chi? Davidino. Capito? Regà, questo è il testaccio. Dimmi dove trovi un'altra zona così ancora a Roma. Guarda. In centro. Dove la trovi? E poi a 10 metri da là c'è il Tevere, hai visto? Cioè, scala G, scala C, i cortili. No, questo non è il mio. Muove, faccio entrare il mio. Questo era il cortilone, quello dove questi dove sono tutti tutto. Uguali. Questi si. Ma fa spiega perché qui su non c'è invecchiavano. Bravo. La prima spiata mi ha fatta una signora qua a scala. Io sono pure andato io, ha detto a mia madre. Hai capito? Venga. Io sei canavo, facevo il castaccio, mi veniva uno tutti. Io l'ho fatto che mia padre mi ha beccato, ma come sei? State a fumare, no? Otto. No, ragazzi, non lo fermo io. Non in questo, in tutti i cortili. Sì, ma io sto a parlare. Io non facevo musica a scuola, io sto parlando quando facevo musica al catechismo. Ah, ok. Quando avevo 7 anni. Perché te me vedi, no, pure il cicalone non ci credo. Che culo, regà, è bello. Sei di zona, bro. Sì, conta, sono mezzo dell'euro, mezzo d'estate. Aspetta, no, guarda, dell'euro dove? Fontegliosa. Non è euro, capito? È un po' come vabbè, Napoli. Mezzo, cioè, Napoli dove? Mezzo euro, dai. No, scherzo, sto mezzo. Scherzando. Io so di abito alla Montagnola, Roma 70. No, io mi sono stato sposato due volte in chiesa con ragazze dell'est.
E poi sono stato convivente con tante donne, e con una spagnola, con... ti dico la verità, senza offesa o senza discriminazione, perché lo sono io, non posso masticare e sputare il mio sangue. Non mi è mai piaciuto, è una cosa forziva. Tu ti sposeresti una persona che non conosce? Anche grande, quasi prima se devo conoscere, se mi fai ridere, se devo vedere, devo... Usciamo un po' insieme e poi vediamo quello. Può succedere qualsiasi cosa. Possiamo rimanere buoni amici e ci può stare anche qualcosa, come ti posso dire, uscire insieme, fare. Così è la cosa. No, se incontriamo al pub, amo, amo, domani mattina ti sposiamo. Ma il fatto di... Se tu hai visto tante volte, ti sarà capitato, no? Vedere queste zingare slave, con i carrozzini, fare portafogli. E i miei mariti dove stanno? Io l'ho visti, ne conosco tanti. Stanno dentro la macchina carina, con quei canzoni che... altro che il pianto. Arriva la moglie e gli porta i soldi. Con 5 bambini appresso si deve girare tutta Roma. Ma scusa, che noi siamo zingari? Che c'entra? Io devo non lavorare e portare i soldi e mia moglie deve guardare i ragazzini. Poi al fine settimana se ne andiamo a più a qualcosa. È la vita regolare. Cioè tu fai far da padre, cioè tu sei... Io sono padre. Io sono padre di 6 figli. 6 figli hai? C'ho 3 femmine. E 3 maschi. Non stanno qua in Italia. 2 stanno in Polonia. Caterina e Maddalena stanno in England, che stanno lavorando là, non lo so, da un po' che non le sento. E quegli altri 2 maschi stanno a Mosca, Russia. Dove vai? Qui praticamente era l'entrata principale del mattatoio. Addirittura là sopra era il frigorifero. Un edificio adibito a frigorifero. Ormai qui c'è veramente tutto, come dicevo, centro anziani, attività sociali, scuola popolare, e poi è suddivisa in più blocchi, perciò ci sono delle reti all'interno che dividono praticamente tutto. E gli hanno dato praticamente questa nuova forma, e anche un po' provvisoria, perché se vedete dentro ci sono nastri, contronastri, inferiate, impalcature, di tutto e di più, perché non ha preso ancora una forma reale, però vedete hanno riqualificato la piazzetta, l'hanno fatta diventare pedonale, vengono le persone, ci sono le panchine, e qua praticamente nasce il nuovo mercato Testaccio, che è una struttura molto nuova, perché parliamo meno di 10 anni che sta qua, da quando hanno trasferito il mercato dalla piazza di Testaccio, hanno spostato qua tutti i banchi, ma ne hanno inseriti anche molti altri, in particolare di street food, perché il grosso che attira praticamente clienti da tutta Roma e non solo, da tutta Italia, sono proprio i banchi dello street food. Cioè voi siete nati come Banco del Pesce prima, sì. E stavate al mercato precedente. Al mercato vecchio. Lo aprì mia nonna, che c'era il ponte, cioè mia nonna con la barca lo attraversava per andare a venderlo. C'era il banchetto e loro... giravano col banchetto e vendevano il pesce fresco. Mia nonna ha aperto la prima licenza lì al vecchio mercato insieme a mio padre e ai suoi fratelli. Siamo subentrati noi, figli, di generazione in generazione. Avete mantenuto perciò la, diciamo, la tradizione sul pesce? Sì, sulla vendita del pesce. E ci è venuta anche l'idea di proporre al cliente la possibilità di mangiare pesce ha un prezzo accessibile. Ecco, questa è la pescheria Mastroianni, quella che è originale. Sono 8 anni che ci siamo trasferiti da lì a qua. Quello è mio padre che ancora lavora. Ok, con Marcello Mastroianni, che è il cugino. Dove lì stava proprio lavorando con mio padre alla vendita del pesce, si può vedere anche la bilancia. Ma lo faceva per hobby o perché era proprio appassionato? Per hobby, quando veniva a trovare mio padre tra un film e l'altro, lui ci veniva a salutare e gli piaceva proprio il contatto con la gente. Da quanto ce l'hai il banco 23 qua? 23 anni. Che poi l'hai trasferito qua praticamente. Sì, stavamo all'altro mercato di là. Tu sei proprio purista, frutta e verdura. Frutta e verdura, sì. No, ci stavano i vecchietti che ti dicevano guarda Mercarella, i nipoti quando andavano, i genitori. È vero, bravo. Senti, ma che differenza c'è tra comprare frutta e verdura al mercato
e andare al supermercato da questi abissale, generalisti? Abissale, perché io prima di tutto questo lo compro o vendo e scelgo io quello che compro. Perciò lo compri la mattina o vieni a pranzo? No, noi compriamo a quest'ora, quello che compriamo a quest'ora al mercato lo vendiamo domani. Ah. Poi questo qui io vado là e scelgo quello che voglio comprare, tu al supermercato che vai? Là c'hanno intermediari, comprano quello che trovano e vendono quello che trovano. E sui prezzi invece chi è più conveniente? Secondo te? Beh, il mercato è il mercato. Ricorda sempre quello che ti dico, perché te quello che compri al supermercato, prima ti ingannano molte volte pure i cartelloni che te vedi. Hai visto come sono le fragole? 2,50 euro a cestino, papà, vedete sono 2,5. Quanto la pagate al chilo? 10. Io venno a 7. Partiamo da una storia. Pomodorini 5 giri, vaschetta 3 euro. Te dici ammazza 3 euro, poi vedete su mezzo chilo. E io gli vendo a 3,50 al chilo. Allora, sto banco è molto particolare perché c'hai tutte cose romane nei panini. Sì, tutta la cucina tipica romana abbiamo deciso di metterla nel panino poi. Quindi alcuni piatti sono molto particolari, come possono essere la trippa, la pagliata, la coratella con i carciofi, la lingua di vitella e poi altre specialità che abbiamo inserito. Ho visto che c'è una grande richiesta perché fino a poco fa c'era la fila, persone che poi mangiano cose come la lingua. Allora, diciamo che è una cucina che si è riscoperta piano piano negli anni, quindi noi siamo partiti col lesso di scottona, che è una carne nel brodo così, e abbiamo iniziato da lì. Poi abbiamo inserito i piatti tipici della cucina e abbiamo visto che piano piano la gente riscopriva questi sapori particolari e quindi siamo cresciuti così. Perché diciamo che ci vengono da tutta anche Italia. Italia. Cioè abbiamo clienti molto, molto lontani, ci abbiamo avuto tanti apprezzamenti dall'estero di stranieri che sono venuti a trovarci. Continuiamo a servire questo tipo di cucina particolare. Uno con 5 euro si fa un panino praticamente, sì, con quello sì. Che vuole, diciamo che la media è 5 euro, quindi se riesce a fare un bel panino sì, con una cosa particolare cucinata, non semplice affettato, che può essere buonissimo, ma qui c'è una lavorazione dietro per quanto riguarda la cucina. E niente, comunque la mia famiglia è cattolica, lo zio di mia madre era un prete, io sono stato battezzato, mia sorella ha fatto la comunione, solo che ero davvero un bad ass kid. Tradotto? Cioè, pezzo del merda, non me ne fregava niente, cioè mia madre, quando io prendevo lo zaino del catechismo, lo lasciavo appizzato dentro un coso del gas di casa e andavo a fare i petardi con i miei amici. Facevi un paio d'ame in Maria, intanto. Bravo. Ma la comunione l'hai presa, però? Il pallone, a catechismo. L'hai fatto tutto il percorso. Da me a catechismo se abbiamo stecche in faccia. Allora, questo è il mio palazzo. Questo è il palazzo dove sono nato. Questo? Sì. Che? Questo hai fatto le foto della copertina, bravo. Senti, com'è il nome Said Baby? Said dell'odio. Hai visto l'odio? Sì, Said quello ricetto, sì. Piccolo. Sì, sì, bello il film. Perché quando ero ragazzino mi dicevano te pari quello perché era il coglione, no, della compagnia. Tipo, no, quello sempre Said. Allora io ho iniziato a taggare Said. Poi quando è entrata in campo la cosa dark è diventato Dark Said. Capito come? Visto che ho nominato la Dark, no? Com'è questa separazione con la Dark? Non è una separazione, è semplicemente... Anzi no, sì, è una separazione. Ma è semplicemente per... Cioè la gente ha stipulato qualsiasi cosa, litigi tra di noi. C'è chi ha detto che mi stavo a disintossicare, c'è chi ha detto che... Semplicemente io avevo una situazione contrattuale e non mi dava la possibilità di far uscire musica nuova. Okay. Tutto qua, quindi sono rimasto inculato per questo. Ma stanno in buoni rapporti con gli altri, con Tony? Non te la faccio vedere. Se scriviamo tutti i giorni, sempre. Al piano terra, infatti mio papà mi faceva uscire dalla finestra, si metteva sotto e mi prendeva in braccio. Che poi tu sei nato che non c'avevi i soldi, no, è giusta sta cosa? No, io vengo da una famiglia che... Umilissima, piena di cultura. I miei genitori non gliene è mai fregato niente dei soldi, cioè non sono mai state persone attaccate ai soldi. I miei genitori sono artisti, io da loro ho preso questo. Posso sentire essere nato, sono nato in una famiglia povera, però non sono nato neanche in una famiglia ricca. Cioè io mi ricordo ci ho avuto, tipo, cioè mi ricordo alcune delle memorie più forti. Quando sono andato a scuola un giorno con un paio di scarpe mia madre mi aveva comprato, io ero contentissimo delle scarpe nuove.
appena sono arrivato a scuola mi hanno preso tutti per il culo dicendomi non so Shox, so Geox, sei povero, sei fallito. Io da quel giorno gli ho detto mo voi vedrete, mo voi vedrete, io ci avrò i pacchi di Jordan tutti i giorni. Quando sono iniziati a venire i primi soldi, i primi successi? Con la Dark? Con la Dark, sì. Con la Dark da subito. Ma com'è nata la cosa, posso sapere? Com'è nata? Cioè voi eravate amici e iniziate a fare i rap tra di voi così? Noi eravamo amici. Noi eravamo tutti amici. Chi di una fascia di età, chi più di un altro. Per esempio, ovviamente, Tony e Wayne erano più amici con Seppola. Io e Parex eravamo più amici. Io e Parex abbiamo sempre voluto fare rap. Io e lui ci siamo conosciuti per questo. Calcola, io e Parex ci siamo conosciuti un giorno saltando scuola. Il primo incontro che abbiamo avuto stava per finire a pizze, perché ha voluto fare lo spiritoso, io non lo conoscevo, tipo me la so presa. Io ero un cazzato nero con lui quel giorno. Siamo arrivati a casa di un mio amico, ha messo il suo iPod nella playlist e io ho iniziato a dire, frate, questo ascolta quello che sento io. È un alieno come me. E non ce n'erano, capito? Ai tempi nessuno mi capiva. Era il periodo che capito, oh, vai a ballare alla techno. Sì. Ma sì. Pure io, bravo. Ma lui e Beppe erano amici. Cioè, sono amici. Siamo cresciuti insieme. Erano pure loro. Erano sparati, no, scherzo. Perché io dopo 13 anni che mi sono trasferito da qua, mi sono trasferito a Piazzale Partigiani, che è sotto San Sabba. Quindi andavo a giocare al campo da basket a San Sabba con Bebbo, no? Però è cliccata così la cosa. Allora, io e Dylan abbiamo sempre avuto voglia di fare rap. Le prime volte che i miei amici più grandi hanno iniziato a sentire le mie tracce, sono stati proprio loro a dire, no, frate, ti metto i soldi dietro, devi venire in studio, capito? E quindi hanno creduto in me, capito? Hanno speso soldi per portarmi a registrare le prime cose, ancora prima di Sick Look, capito? Piera, Defa Beats, quarto blocco, capito? Sì, l'ha pagato un amico nostro dicendogli, guarda, sti ragazzi sono forti. Non gli chiede troppo, falli venire. E niente, da lì è iniziata. Le prime due cose che abbiamo messo fuori, la gente era sconvolta. Lì abbiamo capito, ok, è una cosa che si può fare. Anche perché io scrivo rap da quando ho imparato a scrivere. Cioè io ho dei miei quaderni, veramente, un giorno li voglio pubblicare. Di quando avevo 7 anni, pieni di rime. Era da bambino, è da quando sono bambino che il mio sogno era fare il rapper. Poi crescendo è scemato, perché nessuno lo rispettava come sogno, capito? Tendi musicalmente? Sì. Nessuno. Alla gente di strada che vedevo? Nessuno. Cioè, poi di sicuro ho delle influenze. C'ho i miei artisti preferiti che sono Lil Wayne, crescendo Eminem, Gucci Mane, parlando in Italia, Club Dogo, Marrakesh. A un certo punto per me questa cosa del mi metto a fare rap mi sembrava proprio una vergogna, capito? A me la cosa che mi ha fatto più fiera, che io mi vergognavo di andare all'amico mio che era un boss per strada, di faccio rap. Invece quando gliel'ho detto, lui mi ha detto fai bene, ti sto presso, capito? Quindi cioè, l'unico consiglio che posso dare a qualsiasi pischiello è non ti fa giudicare da persone che vogliono tirarti in basso perché sono in basso. Cioè, allora, se siamo tutti nella stessa merda, purtroppo è brutto da dire, nessuno è contento di vedere che fa meglio, a meno che non è un tuo vero amico. Ho detto una cosa vera, che tanto cioè, esiste in tutti i settori, nello sport pure. Nessuno è contento di vedere te fa bene. Ti vogliono tenere in basso, ti vogliono tenere sotto la loro cappella. Via, imbocchiamo qua. È la casa della mia migliore amica d'infanzia. Qui c'è pure un cinema, tra l'altro. Cinema famosissimo. Greenwich. Senti, ma tu adesso che fai? Adesso faccio niente perché ho una gamba rotta. Poi io lavoravo con i bambini a Villa Panfili. Hanno bloccato tutto per questo Covid. Dice Leonardo, gli ho detto che faccio, entrare un bambino per volta? Pure i bambini devono sopportare questa pressione. Io ne facevo entrare 20-30 per volta. Non c'è divertimento. Un bambino solo dentro al caretto, che era solitario. Devo vendere cavalli, tutto quanto. Ed eccomi qua. Adesso m'arrangio, come ho sempre fatto. Prima però hai rubato in passato. Ci siamo mai finito dentro per mangiare? La voglia, rapina, perché adesso non è più furto, adesso è rapina. Sulla legge c'è scritto rapina. E ho detto, senti, ho preso un pezzo di parmigiano, mica ho preso chissà che, non ho armi. Quanto l'hanno fatto fare questa storia? No, a piede libero. Poi l'ho scontato. Sai che fanno? Oggi fai un reato a piede libero, 3 mesi. Poi ne fai un altro reato, altri 4 mesi. Quando si fa il cumulo,
ti arriva nel definitivo. Quando arrivano a 3-4 anni, 2 anni, bevi l'acqua, andiamo. Ormai lo so. Dove sei stato te? A parte da Roma, dove sei stato a Roma? Sono stato a Catania, Reggio Emilia ultimamente, poi sono stato a Napoli a Poggio Reale, poi sono stato a Frosinone, Latina, aspetta come si chiama? Calabria. Calabria, mi sono fatto 7 anni. Ho girato, mi ricordati tutti. L'unico carcere che non ho sentito niente è stato qua, come si chiama? Ad Avellino, lo speciale, quando mi hanno messo a 41. Ho detto, mica sono un mafioso io, scusate. L'hanno messo a 41 bis? Sì, carcere duro. Lei, là ti mettono, stato. Scusate signorina, ti mettono solo con le mutande e una maglietta, un freddo che se moriva perché di fuori c'era la neve. E io mi riscaldavo con l'alcol, facevo dei barattoli, accendevo e mi riscaldavo con quello. Ne manca la coperta a metà. E quanto tempo? 4 giorni. Avevano sbagliato nome. Sul terminale. È un associazione, errore. Dai, associazione Ardelimpera. Ma perché era un tuo omonimo quello che... No, e questo qua mi rissomigliava, ho detto, ma porca minchia, vedi, so io. Era messicano, era uno del cartello. Poi vanno a vedere la data 4278 Napoli. Ho detto, beh, ma non sei te questo. Ho detto, perché no, vedi? Perché mi vedi a sfregio in faccia a me. Ha detto, guarda che sfregio, mi sembra un binario. Oh, scusa. E l'ho preso risarcimento danni. E tu mi fai fare una cosa che non è mia. Certo. È come... normale, è come se sbagliano... E come ti posso dire, adesso stiamo qua, mi viano, mi dice tu hai ucciso 10 persone, mi faccio 10 anni, poi alla fine viano quello vero, tu mi devi risarcire. Questo lo dice la Corte di Ginevra, cosa umana, capito? Fai la lettera là, loro vedono. E poi c'è da tempo questa cosa giudiziaria, che tu dentro una cella non puoi rimanere più di 3, perché il metraggio c'è scritto che non è abbastanza. Perché quando se ne muovono 2, chi per fa il letto, per chi fa quello, te massacri. Ed eccomi qua, adesso sto riflettendo un attimo cosa fare, perché questi periodi come te muovi, non è che sbagli, nessuno ti dà qualcosa da fare, dice la gamba spezzata, a pezzi, pregiudicato. Pensa che mi hanno bloccato anche il reddito di cittadinanza per i miei precedenti, ma mi stava cercando pure la finanza. Ho chiamato l'avvocato, ma io dico io a loro quello che devono fare, quello che non devono fare. Dico io non ho fatto niente. Faceva la spesa qua. Ho comprato una volta un telefono. Non è chissà che ho comprato. Poi con 500 euro che ce fai? Che devi campare tutta la vita. No, tutta la vita, tutto il mese. Storatorio non lo fanno entrare dopo 14 anni a mio figlio. Daspo. Ti giuro. È andato a giocare a pallone qualche settimana fa, è ritornato a casa dopo un quarto d'ora, dico, ma non sei entrato? Dice no, vanno che chiedo scusa a tutto l'oratorio, mando lì i preti che ci stanno più. Ma come fanno a ricordarsi? Che poi eri piccolo, quanti anni c'avevi? Perché in poche parole il direttore parrocchiale è rimasto sempre lo stesso, mi ha trovato che stava scendendo da là e un amico mio stava dentro al bagno, non so che stava a fare, stava a cagare probabilmente. E niente, questo ha chiuso l'oratorio, quindi noi ci siamo trovati 2 dentro e 3 di fuori. Quelli di fuori cercavano di aprirci dentro, ma per aprire dentro dovevi rientrare, quelli di noi lì c'è sta una porta. Io ho fatto prima di tutti, sono entrato dalla porta da lei, stavo riscendendo da là. Sto bastardo che ha fatto, ma mi ha aperto tipo l'oratorio, mi ha tirato tipo giù da là, lì, mentre di carità mio fratello è tipo mezzo un stranito. Poi diciamo, eravamo piccoli, diciamo 7, 8, 9 anni, sono partiti tutti. Abbiamo richiuso dentro e da lì... Cioè, avete litigato con i preti, solo voi ci siete riusciti. E da lì è successo che niente, se qua non si entra più, non si gioca più la sera. E allora che dovevi fare? Dovevi scrivere, dovevi fare assicurazione. Sì, ma non gli ha fatto solo quello, fidate. No, un'altra volta lo portava fuori così. No, da qui io arrivo, dico che è successo? Lui che faceva? Solo chi sogna impara a volare, lasciamo orecchia. Ogni tanto arrivava un prete al negozio, io c'avevo un negozio là. Ogni tanto arriva un prete...
Oh, ripetelo. E poi è successo che un altro invece gli ha fatto la cacca sul muro. Sul muro di forza gravità. No, non sapendo pulisse, si è pulito al muro, vabbè. Vabbè, che è successo? E c'è stato uno tipo un po' così. Invece, dopo che ci porto qua dietro, c'è il mercato. Siamo tipo a fumacchià, erano, cioè io avevo 9 anni, l'altro ce n'avevano 12. A fumacchià a 9 anni? No, vabbè, è successo pure questo. Poi dice sono dormito sopra 3 giorni sopra una terrazza, calcola, mio fratello arriva dai 6 di sera, dei 3 giorni dopo. Ma tipo schioppato la testa, c'era un vigilante di quello del mercato, gli ha detto ah, un semeno così, non te ne sei accorto? Dice no, non ne sei accorto, ecco là fatti i cazzi tua, questo è mio fratello, c'ha 9 anni, non te ne sei accorto. E preso me l'ha riportato a casa, poi è arrivata mia madre, mi ha fatto tipo il test antidroga insieme a mio padre, tutte le cose, mi hanno detto ah, no. Il naso. Sì, mia madre mi ha leccato il naso. Ma che sei? Ma solo chi è di strada. No, io a lui, non gli ho dato tregua. Lingua nel naso. Io a lui non gli ho dato tregua. Ma un po' da comunque ti posso dire una cosa, io non sentite pure io, noi tra i video dei quartieri, tra la vita nostra e mezzo alla strada, io lingua nel naso della madre se la davanti è numero uno. Sì, davanti ai guardi, sì, lecchi il naso, guardia, lecchi io, già io ho leccato. Allora, tu devi portare via questa, capito? No, una volta, insomma, che mi ha fatto, una volta, insomma, me sapeva che facevo tipo i crimini, questa cosa qua. Mi butta fuori di casa e mi diceva a dormire sul lato, stamattina, ti giuro, mi dico, mi rientra a mezzanotte e mi fa rientrare. O mi ha fatto da fare dare Bibbia a Cristoforo Colombo sul 3 a dormire mattina. Neanche con le guardie, fuori alla finestra del balatoio, dice, deve entrare. No, non entra, te lo devi portare via. Non entra lui, cioè era nelle scarpe. Ma fa la strada? Se la faccio fare io la strada, da adesso subito, tira fuori le palle, alza la testa, fa sull'autobus e dorme. Quella è la strada, bello di mamma. Se ti piace rimani là, se no ritorni quando lo dico io, che t'addrizzi. Dopo quando è tornato? Ho sì. Chiuso dentro casa il giorno dopo, a chiave ha chiamato i pompieri. Ma il giorno dopo? Aspetta, no, no. Mi chiama, ti giuro, no, questa la devo raccontare, stava a Viale Marconi, c'avevo una pizzeria. Mi chiama un numero d'emergenza, dico se saranno sbagliati, dico guardi che ha sbagliato, ho letto proprio il numero d'emergenza. Signora, il bambino schiuso dentro casa, dico al bambino un cazzo, se fai cannoni così grossi, quella non lo puoi chiudere dentro casa, ma te che fai, la psicologa, la receptionist, ma state zitta. Allora lei, allora gli faccio buttare giù la porta, beh ci credi Mattia? Comunque non è vero, non passa io... da madre brava perché tu sì. Mi hai rientrato dopo un mese. Per quello so brava, a un certo punto senti. Aspetta, che aspetta. Quando mi hai chiuso dentro casa che ho fatto i pompieri messa a... Aspetta, esco fuori dalla pizzeria, lascio la pizzeria così a cassa aperta, te lo giuro. Per quanto acceleravo, mi si giravano le ruote tipo i Flintstone. E la macchina bruciava, cioè puzzava di gomma bruciata, non camminava per quanto spingevo l'acceleratore. Arrivo là sotto, trovo i pompieri, dico che ha fatto? Dice io non ho toccato niente, arriva una guardia, mi giro 20 anni, dico senti rispetto la divisa, ma che mio figlio deve uscire a 14 anni, tu me lo metti nero su bianco e mi fai la fotocopia del documento e del tesserino e se stanotte gli succede qualche cosa, io me la vengo a piacco te, quello mi guarda. Lascio dentro casa. Oh, non posso uscire. Non posso chiudere fuori. Non posso chiudere dentro. Ma come Adrizzo, mio figlio? Oh. Io chiudo fuori e faccio come dico io. Vediamo un po'. Il marangio, sì, che dopo. Chiede l'elemosina. Da ragazzino sono stato abituato. Senti, invece la sera poi vai a dormire all'ex mattatoio? Sì, ho comprato, meno male che avevo qualcosa, perché il mese passato ho lavorato bene qua. E 10 euro ogni sera mi mettevo da parte. Me ho trovato 1.500. Prima dormivo dentro una stalla abbandonata. Un freddo, l'acqua, poi con sta gamba. Ho preso infezione poco tempo fa e mi hanno ricoverato. 2 settimane che sono uscito. Mi hanno operato ancora. Ho detto io non posso più dormire là dentro. Mi hanno levato i chiodi. E ho detto sai che faccio? Ho chiamato uno qua sulla puntina. Gli ho detto che lei è una roulotte da poco. Mi ha messo 900 euro. Assicurazione, passaggio. Finiti i 1.000, però c'è una roulotte grande adesso. Però ti dico la verità, lui oggi io mi ritrovo che è un ragazzo con la capoccia, vera. State vicine, siete sì, madre e figlia. Sì, insomma, che voi, ecco, questo papà che adesso non c'è più. Per fortuna. Ah, addirittura? Ah, certo, ha fatto spazio, perché vabbè, non era un esempio giusto. No, pare brutto, no, non è che uno non è... Aspetta, perché detto così pare pure brutto, non è che... Uno deve pure accettare il fatto che una persona decide quella strada, cioè non è che io ti obbligo a fare quel determinato. Cioè se tu passi una vita a drogarti e poi esci dalle droghe e ti viene un malore, io penso che tu con la famiglia tua ne puoi pure parlare. Se poi dopo di che tu non, per me non hai le palle, o comunque non è una persona giudicabile, perché ognuno poi fa la sua scelta.
te dai l'ultima botta per poter dire addio al malore, a non farci ripassare tutto, io ti rispetto per la decisione tua, non ci ho fatto passare malore, quello che te pare, però certe cose vanno prese insieme, cioè alcune decisioni. Alla grande. Capisco. Sì, perché nella vita, come dice lui, no, si fanno delle scelte, se poi per te nella vita è più importante, penso, io parlo da genitore, sì. No, perché ho fatto delle scelte, io pure vengo dalla strada, sono stata costretta comunque a arrampicarmi sugli specchi in periodo, però sono ambiziosa, sono una che è nata che ce la vuole fa, già sapeva quello che voleva. Quando sono rimasta sola ho portato in atto questo anche per far vedere ai miei figli che oltre quello che hanno visto c'è altro, se può arrivare ovunque. Ho iniziato a lavorare a teatro con Massimiliano Bruno, con Maurizio Battista, per sto modo che ho di raccontare le cose. Sono salita sul palco con l'urna. È una grande cioè, attrice. Comunque, però penso che nella vita se un genitore sceglie la sostanza al posto dei figli e della famiglia. Il problema di vostro marito di trovare era la droga. La sostanza, sì. Che poi non lo faceva sempre. O era la malavita. Cioè no, era... no, no. La routine. La routine. Okay. Usare la... Lui che faceva? Lui in poche parole. Lui ci faceva 7-8 mesi. Lui costruiva un palazzo. Non costruiva palazzo. Poi si dà palazzo scusanti. Che il merito quindi di aver costruito il palazzo deve poter riscendere magari da un piano, quindi se sei arrivato al quinto piano te manca di fare la razza, lui che faceva ritornava al terzo, perché lui si sentiva magari in potere di aver tempo di poter poi risalire magari a rifare la razza, ma in realtà poi è come quando prendi tu. No, non la gestisci. Non la gestisci, è come quando magari ti certi discorsi con la droga, tu te droghi. Pensi che stai bene, perché io pure mi sono drogato, però pensi che stai bene, poi il giorno dopo ti svegli che c'hai due problemi invece che uno, poi che fai? Te ridroghi e ce n'hai tre e pensi che stai bene, perché te ridroghi diventano quattro, ma il problema regge fino a quando so 10, 15, 20, 30, 100 problemi, quando so 100 problemi se moltiplicano per 100, quindi non so più 100, so 100.000, ma strada c'è il problema, ma non esci più. Ma da quant'è che non c'è più? Sei anni. Ah, io sono 6 anni e... che abbiamo ricominciato a vivere, diciamo, c'è chi no? pensa che magari ecco i miei sbagli vengono da là, ma io non penso che potrei giustificare su una cosa del genere. Cioè, ma di che è morto lui? Adesso per no, dire, lui ha avuto un tumore bilaterale ai polmoni che gli aveva preso in 15 giorni e metastasi al cervello. Però si è suicidato. E lui ha fatto... Si è suicidato, è morto in... nel centro del cortile del San Camillo in overdose. Sì, perché sì. Lui ha detto io se c'è un tumore gna la lascia il tumore. Lui ha sempre detto, lui quasi era saputo, hanno portato. Ma ti, io mi sono girato a 6 anni, 7, mi ci ha salutato bene. Alle 7 io di mi sono fatta la torta da solo, no? C'avevo 7 anni. Ci ha salutato alle 7 di sera e 8 ci hanno chiamato. Ma che rapporto c'hai con tuo padre? No, bellissimo, era una persona spettacolare. Cioè, per carità di Dio, però... Cioè, in pratica la droga l'ha rovinato. Lui quando era si drogava diventava... Allora lui ti stava bene 7-8 mesi. Faceva cornetti, incominciava a girare per bar, piava i bar, c'aveva una pasticceria, ti costruiva un mondo. Cioè mio padre ci ha fatto 3.000 cornetti a mattina. Ma, no, 10.000. La mattina si alzava, se voleva droga ubriaca o dava fuoco al negozio, non si rendeva conto. Faceva un macello dopo l'altro. Questa cosa che hai detto va dato fuoco, che vuol dire? Che una sera è tornato ubriaco dopo... Una sera, dopo... che i soliti discorsi mia madre litigava perché basta, cioè basta con queste ambizioni di far vedere dentro casa certe cose, l'alcol, il dolore, la malavita, queste cose qua. Però da una parte c'era una situazione che era costretta a farlo e una situazione che pure mia madre comunque era costretta a cominciare a cambiare tipologia di vita. Che una sera praticamente è rientrato dopo 6-7 mesi che non beveva, bravo, pulito, io gli davo Antabuse, che è una pasticca che si dà per l'alcol, se bevi ci senti male, vero? E lui nonostante quella quando gli piava beveva a cosa si sentisse male. Quella sera è rientrato, non si reggeva in piedi, da fuori la finestra del ballatoio mi fa fammi entrare. Dico no, non entri. T'avevo avvisato, basta, non entri più, cioè io devo crescere loro. Abbiamo cominciato a litigare e lui mi ha detto vado a piare la benzina. Io che faccio? Siccome lo conoscevo, c'è stavo da 20 anni, chiamo subito il fratello che è un medico e gli dico guarda che tuo fratello ha detto che va a piare. Ma che stai a dire? Ma te manco ho fatto un tempo a dirlo, mi giro, vedo lui che ho la bottiglia. Il ragazzino di un anno sotto, Calleva, Tiziano, mio figlio, il giocatore, quello che gioca a pallone, ci si è affiondato, l'ha levato in tempo, lui accende sta accendino ubriaco, gli casca la boccetta infiammata e si incendia lui.
Quindi a me mi prende fuoco sta boccetta che rotola fino al salone, dalla cucina mi pia tutto a fuoco tutto il salone. Ma c'è è successa, staccare poi loro porelli con le pile d'acqua, io invece che lo sapevo, dico le bagnate le coperte, i piatti, i piumoni, cominciamo a buttare. Ma non c'è, non potevamo uscire da casa perché avevo chiuso a chiave tutto fumo per farlo entrare. Lui te fuori incendiato, tutto il palazzo è uscito fuori a spengerlo. Hanno arrestato 7 mesi senza pelle. 7 mesi, aveva preso 27 anni, ha fatto un tempo a morire, quando sono venuto a piaio, ho però, portato l'urna. Cioè, i problemi ce l'ha pure mio fratello di Tiziano, quello piccolo, quello grosso. Se c'è questa ci stai, se no vuoi apparire come la famiglia del Molino Bianco, ma poi alla fine non è così. Tra sto quartiere ci stanno famiglie ambiziose per niente, sono famiglie d'apparenza e fanno vedere, ecco. E poi c'hanno i cavoli e c'hanno solo che stanno zitti, e lo so io che vengo dalla strada, i mariti, i figli ho visti. Ma quindi di che stiamo a parlare? Scusa una cosa, la differenza è che a noi purtroppo facevamo caciara, cioè. Quindi i cavoli nostri li sapevano tutti. E che succede? Quando poi succede che tu ti comporti bene, continuano a fanga sempre al nome tuo e cose, o ti allontani o vivi nella falsità. Senti, qua c'è gente che c'ha i figli in comune da 20 anni e mi fermano ancora ad oggi e mi fanno con la faccia, ti giuro, Matteo come sta? Mazza, quando c'era da chiacchierare lo sapevate tutto, mo che sta su YouTube, sta dappertutto e gira per quartiere pulito, non lo vedete. Mazza, ancora mi chiedi qua la faccia come sta mio figlio. Ma come stai te, tu padre, tu madre e tu figlio, che sta dentro una comunità, fai finta di niente. Ancora mi venite con la faccia a farmi sentire piccola così, me ci sono mai sentita, non me ci sentirò mai. Io mi voglio preparare per futuro, quindi preferisco magari sta a casa con la mia ragazza, al sabato sera mi guardo Netflix, mi faccio sì una canna, sto tranquillo, mia madre sta tranquilla, mio fratello sta tranquillo, gioco a pallone, io continuo a fare cose mie. Sono stata dura, ti spiego perché, perché è stata dura la vita mia, ma là io ti spiego una cosa, non è colpa di nessuno, è colpa mia, perché a me mio marito non è che mi ha messo un laccio al collo e mi ha detto devi stare con me, so io che mi andavo a cercare che ero innamorata ed ero convinta di cambiarlo. Poi ti rendi conto che tu la gente non la cambi, ma non è neanche giusto, perché se ami una persona te la pico tutti i difetti, se no non la ami, forse. Capisci che ti voglio dire? Io poi dopo guardandomi dentro mi sono detta, forse volevo piegarlo ad amarmi un uomo, non lui, perché non mi aveva amato mio padre, che dopo io un intro me lo so fatto. Poi ti spiego, io sono una... io gliela voglio fa. Io quando è morto stavo male, piagnevo, però intanto camminavo, andavo a lavorare, cioè io sono una che cammina parallela al dolore. Uno perché sono abituata, mi è morta mia madre, 2 giorni prima di mio marito è morto mio padre e 2 giorni dopo mio marito, cioè noi abbiamo fatto all'improvviso 2 funerali in una settimana. Ero costretta, costretta a camminare e poi la sera piagnevo. In camera, ma poi sono arrivata un giorno che ho detto cazzo, ma io sto vivendo una vita diversa, c'ho più ansie, non devo più sentire scusate un bacio se uno puzza di alcol, posso uscire tranquillamente, no perché mio marito me lo impedisse, perché io stavo sempre dovevo tenere sotto controllo la situazione. Lui ha lo stesso carattere mio, lui è uno che sì, il problema c'è, intanto camminiamo e nel frattempo lo risolviamo, tanto se fermiamo, perché io ho sempre detto ma te che te fermi a fa? Quando ti fermi il problema rimane, allora tanto vale risolverlo mentre cammini. Ma lui ce l'ha per carattere, io ce l'ho per carattere. Poi lui quei giorni ha visto a me, i fratelli, un po' così, è stato lui la parte forte i primi giorni. 20 anni, mia sorella ce n'aveva 15, viveva appartamento accanto da sola e mio padre se n'era ido. Cioè, siamo gente, io mi cambio il bidet da sola, mi faccio i lavori a casa, metto io il pavimento. Ma che mi spaventa più ormai? Solo una cosa mi può spaventare. Se succede qualcosa ai miei figli. Sai che ti dico, Gesù Cristo mi ha scelto per tutti questi lutti, perché vieni a casa mia, apri un armadio, c'è sta il cane, mia nonna, mio padre, mio marito, ci stanno tutti. Me ne frega niente. Basta che non mi tocca loro, sono morti tutti a calla. Che te devo dire? Meglio un marito che un figlio. Purtroppo tuo figlio non c'è più. Da nove mesi. Una tragedia. E nessuno ha voluto ascoltare. Perché a oggi nessuno parla di mio figlio. Come si chiama tuo figlio? Christian. Covino Christian, il bambino del gasometro. Che pensa, quella foto era la foto annuale che io ogni anno, quest'anno non ho fatto, facevo ai miei figli il primo giorno di scuola. E pensa, quel giorno me lo ricordo bene, perché lui mi stava riempito di parolacce, perché mi ero svegliata tardi e niente, io gli dovevo fare sta foto solita per, sai, ricordo quando sei grande a mamma. Senti, se ci vuoi raccontare quello che è successo.
Che è successo? La dico stretta perché racconta 12 anni di vita mi sembra un po' eccessivo. Dall'inizio alla fine, da quando io ho deciso di denunciare un mostro che credevo di poter cambiare. Che era il tuo compagno? Che era il mio compagno e il padre delle altre mie due figlie, le sorelle di Christian, Asia e Rebecca. Io ho fatto l'unica denuncia che poi mi ha portato a... a ritrovarmi con una mano davanti e una di dietro, perché, è stata così. È dovuta andare via da casa e praticamente, lo posso dire, certo, ha dovuto occupare una casa, perché una donna da sola che non ha lavoro, due bambine piccole, abituata ad una situazione familiare che ormai è quella che è, cioè aspetta, resta però a casa che i figli, lui lavora, per uscire da una casa, cioè non c'hai un lavoro, non c'è un posto dove andare perché il padre anziano non la fa entrare con i bambini, quello gli va là sotto a strillare, fa un macello, la madre lontana non la fa entrare perché quello arriva lì un macello, la sorella c'ha un'altra famiglia, lei che ha fatto? Ha dovuto per forza di causa maggiore scappare da questa casa e praticamente occupare la casa che era di un ex portiere ormai chiusa da anni nelle case popolari del cortile a fianco. Purtroppo era quella l'unica situazione possibile, è successo questo. Ha preso una denuncia, sta facendo una sanatoria. Nel frattempo lui dall'altro cortile tutti i giorni gli andava sotto la finestra o gli spacca. Lei non c'ha un vetro. Lei non c'ha un vetro. Io dentro c'ho ancora casa, i vetri rotti. Perché da una lui, persona che campa con reddito di cittadinanza e sono scattati assistenti sociali, il tribunale dei minori, che poi è scattato tutto da lui per accusare lei. E poi hai visto i video. E praticamente che succede? Che questo dai e dai e ricattava Cristi all'ultimo. Quando andava a fare sti casini e rompeva i vetri, andava sul ragazzino e gli diceva: se fai sta cosa vado da tua madre e gli faccio un bordello, mi devi accompagnare, mi devi dare i soldi. Io l'ho saputo dopo. Mi devi passare la carta di reddito. Pensa tu sto ragazzino che si è dovuto accollarsi, dice, a Roma, sull'anima, no? Io ho saputo tutto dopo. Sta responsabilità per proteggere la madre, come quel video che hai visto, lui stava in finestra e a un certo punto succede che un giorno Cristian non torna a casa, madre lo chiama, mo torno e praticamente non si sa perché e come sto ragazzino stava su casa di questo, lei citofona la sera per cercarlo e lui gli dice no, qui non c'è, il ragazzino in realtà stava su casa, c'è stato fino a mezzogiorno del giorno dopo dove praticamente Cristian era ormai finito, aveva finito di respirare, quindi si è fatto tutta l'agonia a sta creatura su casa, casa al quarto quinto piano con lui dentro casa che non chiamava nessuno, diceva che lì non c'era, intanto lei strillava sotto al cortile tutta la notte, tutta la sera, la mattina dopo, e tu sto ragazzino non dici che sta su, a una certa ti trovano dentro al cortile col cellulare a giocare, ah no guarda mi ha mandato un messaggio appena salito da me, lei ha detto ma che sei Dio? Ma come è salito da te se tu stai qua? Sono saliti su, poi quando sono arrivati le guardie all'ambulanza, quello dell'ambulanza si è girato e gli ha detto Foschi, il ragazzino non sta così da 10 minuti, il ragazzino so ore. Stanno facendo indagini in quanto Cristi è stato trovato comunque dentro casa sua, Porello sboccato, l'ha trovata la madre, cioè la madre ha dovuto fare... Hanno fatto l'autopsia, no? Certo, però è tutto sotto indagine. Io ancora indagine devo avere perché... risposte perché è ancora tutto sotto indagine. Perché la questione è lunga, hanno trovato bocce di metadone dentro casa e stanno prendendo le impronte perché sono pronte delle persone comunque adulte e no di Cristian, e Cristian l'ha ingerita qua la roba, quindi chi gli ha data? Come ci è arrivato? Ma dire, io sto stipendio. Praticamente adesso noi facciamo così, visto che tu c'hai il processo a brevissimo, noi rimaniamo neutri, cioè nel senso non ci pronunciamo se la giustizia andrà bene, andrà male. Dopo il processo ci rivediamo e ne parliamo, perché prima che succede qualcosa noi diciamo semplicemente i fatti, li raccontiamo. Che tu hai raccontato la tua storia, il risultato è che comunque un ragazzo giovane adesso non c'è più. Mio figlio. Esatto, perché un ragazzo da solo non muore così, specie quando è giovane e forte, e noi aspetteremo quello che sarà la sentenza e con te a questo punto potremo poi riparlarne. Sicuramente. Vabbè Matti, praticamente testaccio ve l'abbiamo fatta vedere, si è fatta sera, abbiamo girato, abbiamo visto le due piazze principali, qui c'è il nuovo mercato che è quello che ha traslocato dalla piazza centrale testaccio a qui, qui ci sono tutte le persone che ci hanno accompagnato. Che ringraziamo tutte le persone che sono venute. Noi ringraziamo sempre chi ha presenziato, chi ci ha dato una mano, chi ci ha fatto vedere il quartiere, perché raccontare i quartieri senza le persone del quartiere
è impossibile, e far vedere magari gli aspetti del quartiere più particolari, i cortili, la vita che c'era un tempo, quella che c'è adesso, le difficoltà, è quello che cerchiamo di riportare. Perciò se avete altri quartieri, delle curiosità o altro, lasciate un commento e fateci sapere. Noi vi salutiamo. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.